Sabato amici marziani, ancora buon sabato da Peppi Anicelli, questa volta che prende il posto e la staffetta della paranza del sabato, e da Tony Molà che coordina la nostra regia stadio, Diego Armando Maradona è ufficiale, il sindaco, la giunta, la commissione toponomastica hanno preso la decisione, ma c'è un ma, perché non a tutti piace l'idea di cancellare completamente il nome di San Paolo dalla toponomastica dell'impianto di Fuorigrotta. Io personalmente avrei lasciato anche San Paolo e avrei chiamato l'impianto Stadio San Paolo Diego Armando Maradona. È il vostro tempo, ditemi con un messaggio vocale o scritto, mi raccomando breve, così possiamo dirlo, possiamo leggerli tutti e possiamo ascoltarli tutti, che cosa ne pensate, e ne parleremo naturalmente anche con i nostri autorevolissimi ospiti che interverranno nel corso del programma. Cominciamo subito con l'uomo del momento, l'uomo del best seller, la cena degli dèi in testa a tutte le classifiche di vendita. Benvenuto a Marino Bartoletti. Ma buongiorno Peppe, grazie dell'invito e un saluto affettuosissimo a tutte le persone che ci ascoltano. Sai con quanto affetto rispondo ai tuoi appelli. Lo so bene direttore, ma ti aspettavi il successo di questo libro? Perché insomma è un periodo di grandi uscite anche con colossi editoriali, e tu con la tua barchetta elegante, garbata, graziosa hai piazzato questo colpo. No, sinceramente non mi aspettavo, anche perché ogni giorno, per la verità, è nelle librerie da due giorni, prima c'era stata solo la prevendita, arrivano dati talmente belli da essere sconcertanti, perché quando il mio editore con un pizzico di euforia e di orgoglio mi dice sei davanti a Vespe e a Gramellini, non so più che pensare. L'ho scritto col cuore, l'ho scritto di getto, ci ho messo dentro tanta passione, tanto amore, le mie conoscenze, forse anche, come dire, un elenco di amici che mi piacerebbe rivedere, e in questo senso ho attribuito la scelta al grande vecchio che presiede a questa cena degli dèi, e fatalmente le sue scelte assomigliano molto a quelle dell'autore. Il grande vecchio naturalmente è il Drake Enzo Ferrari, uno dei personaggi più importanti della storia dello sport, ma direi dell'Italia e del mondo. Ha creato un brand, forse il brand in assoluto più famoso, apprezzato e riconosciuto al mondo. Ma a questa cena degli dèi partecipa anche Diego Armando Maradona? Se mi passi la battuta, non ha fatto in tempo, ci sarebbe stato sicuramente, ma ha avuto la brutta idea di andarsene in assoluto, perché ci ha fatto veramente male, ci ha fatto veramente piangere, ma di andarsene per quanto riguarda il libro con una quindicina di giorni di ritardo, perché il libro era già stampato. Però dato che mi sembra di aver capito che c'è un consenso piuttosto importante attorno a questa creatura, lasciatela sfogare e lasciate tirare tutte le tirature nuove che l'editore sta facendo affannosamente di giorno in giorno, perché era esaurita nel giorno stesso in cui è arrivata in libreria, mi sembra di aver capito che ci sarà una cena degli dèi 2 che probabilmente si riprenderà da un ragazzo che ho molto amato, che abbiamo molto amato, non molto alto ma di grande talento, a cui mi legava un'amicizia straordinaria, che busserà alla porta e certamente entrerà in quella cena. Tu Marino, con la tua abilità professionale, hai avuto il privilegio ben meritato di frequentare i più grandi. Ci dici un aneddoto che descriva anche l'umanità di Maradona, al di là dei suoi meriti stratosferici di atleta? Sì, più che un'abilità è stata una fortuna, devo dire, sì, ci ho messo probabilmente di mio, però quello che dico sempre, che ho ripetuto anche in questi giorni, seppure con molto pudore agli amici che me l'hanno chiesto, io difficilmente ho conosciuto una persona che avesse il culto dell'amicizia che aveva Diego, difficilmente ho ricevuto prove concrete di amicizia come quelle che mi ha dato Diego. Sicuramente c'era un Diego Maradona e un Mr. Hyde. Io il Mr. Hyde l'ho conosciuto soltanto, l'ho sfiorato soltanto, per mia fortuna, anche se sono sempre stato molto sincero con Diego quando mi ha chiesto, come dire, delle opinioni, ma forse era tempo sprecato per quel diavoletto che c'era dentro di lui. È chiaro che non stiamo beatificando nessuno, per quanto mi riguarda, ripeto, io ho pianto un amico e questo mi basta e mi avanza, un amico che piangono tutti, un amico a cui forse tutti, anche quelli che non hanno potuto amare, forse perché non l'hanno conosciuto, dovrebbero portare rispetto. Marino, sono tanti casi di questa amicizia, era quello che dico sempre ai miei colleghi più giovani, che purtroppo sono ormai, come dire, assillati dal fatto che la comunicazione con i giocatori e con la società sia molto particolare, in buona parte giustificata, in buonissima parte no,
perché comunque il contatto umano andrebbe sempre privilegiato. A chi mi chiedono come facevo a intervistare Diego, lo chiamavo a casa sua, a volte quando non rispondeva con la mediazione di Mary Bruscolotti, che era nel suo cuore, lo chiamavo, non c'erano i cellulari, mi rispondeva da via Scipione Capece, dicevo: Diego, devo farti un'intervista, e lui mi diceva: va bene, vieni domani, possibilmente sul tardi. Ci andavo sul tardi e poi non me ne andavo più, perché aveva tanta voglia di affetto, tanta voglia di dialogo, che in realtà poi fatalmente l'oppressione che aveva, la pressione che aveva in qualche modo limitava. Però insomma, quando stavamo a bene, stavamo assieme, e come forse ricorderai, io sono stato uno dei soli due giornalisti assieme a Gianni Minà che lui invitò al suo matrimonio. Esattamente. E in conclusione, Marino, in conclusione per modo di dire, perché ti lampa la polemica sulla intitolazione del San Paolo? Io personalmente avrei lasciato San Paolo Diego Armando Maradona. Tu che ne pensi? Ma guarda, esiste San Siro, stadio Giuseppe Meazza, quindi la cosa è assolutamente compatibile. Poi uno assolutamente lo chiama come vuole, se vuole continuare a chiamarlo San Paolo lo fa. Certamente è molto suggestivo dire: questa sera andiamo al Maradona. Al Maradona, che somiglia tanto al Maracanã, insomma, ecco, anche nell'onomatopetica. Grazie, grazie direttore, davvero di cuore. Leggerò, divorerò con ansia questa cena degli dei e naturalmente diventerà libro di testo nella scuola media Carlo Giuliano. Appena assolutamente sì, da... di cui io conosco il preside e di cui sono, mi vanto di essere buon amico. Grazie di cuore a Marino Bartoletti. Abbiamo cominciato davvero alla grande. Non avrei cambiato il nome allo stadio. San Paolo era e San Paolo resterà per sempre. Avrei dedicato una targa, un monumento esterno a Maradona. Così dice Massimo Perfetto. Cominciano dunque ad arrivare i vostri messaggi. Ascoltiamone un vocale e poi una grande. Ciao, sono Domenico. Io. Sì. Lo facciamo un attimo ripartire questo messaggio, ascoltiamo. Ciao Peppe, sono Domenico. Io personalmente l'avrei chiamato Maradona Stadium. Suonava meglio, secondo me. Saluti a Bartoletti. Saluti a Bartoletti, Maradona Stadium. Stadium in verità non mi piace, non credo che c'entri con la nostra tradizione anche semantica e onomatopeica. L'avevo detto, una grande novità musicale. Ieri sera successo strepitoso per il One Man Show di Edoardo Bennato con Gigio Rosa e tutto il team di Radio Marte. Oggi vi presentiamo la novità in assoluto più attesa di questo fine settimana musicale. Sal Da Vinci, Il Cielo Blu di Napoli. Radio Marte Sport Show fino alle 14 per l'attualità sportiva. Andremo un attimo subito adesso a focalizzare i temi della sfida tra Crotone e Napoli, ma anche per discutere del tema del giorno. Siete d'accordo che San Paolo sia stato scacciato dalla denominazione dello stadio di Napoli? Non era meglio chiamarlo Stadio San Paolo Maradona? Livio da Parigi dice: vi ringrazio per la vostra bella compagnia. Vediamo, anch'io avrei lasciato così, perché il San Paolo non può cambiare. Questo è il parere di Cosimo. Ascoltiamo un messaggio vocale. Ciao Peppe Dino 81, buongiorno. Io avrei chiamato lo stadio San Paolo Maradona, perché non avrei, diciamo, cancellato quello che è stato il vecchio nome, il nome precedente, storia. San Paolo Maradona mi piace davvero molto. Ce n'è un altro brevissimo, lo ascoltiamo. Peppe, a me sarebbe piaciuto Dama Arena, cioè Diego Armando Maradona Arena. Ma sarebbe piaciuto. Acronimo un po' fantasioso, ma interessante. Vedete, la fantasia si scatena. Attendiamo le vostre risposte o scritte o in audiomessaggio. Mi raccomando, tutti molto brevi, così li possiamo leggere tutti quanti. Jason Derulo ci propone la sua ultima e brillante novità. Dice Rocco Cipriano, Riccio Cipriano, che ci ascolta sempre con grande attenzione e grande interesse. Ascoltiamo, se possibile, un altro audiomessaggio. Buongiorno, sono John, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre, complimenti. Io avrei lasciato anche San Paolo, avrei dedicato. E dunque vedete che questa idea di lasciare l'apostolo delle genti nella toponomastica dello stadio di Fuorigrotta non dispiace ai nostri radiotelespettatori. Anch'io avrei fatto così: Stadio San Paolo, Diego Armando Maradona. Ma il buon Pasquale Tina che ne pensa? Buongiorno Pasquale. Ciao Peppe, buongiorno. Guarda Peppe, sicuramente come dire, è triste un po' lasciare San Paolo, perché siamo cresciuti insomma con lo stadio, con il nome dello stadio che ricordiamo, insomma, ricorda Paolo Di Tarsio, che è sbarcato a Fuorigrotta, si dice che sia sbarcato nella zona di Fuorigrotta, infatti c'è anche l'ospedale. Però mi rendo conto che nel momento si è pensato insomma di cambiare e titolare lo stadio soltanto a Maradona. Forse San Paolo Diego Armando Maradona sarebbe stato un po' lungo, secondo me.
forse si poteva anche tenere tutte e due, però in questo momento prevale secondo me il sentimento popolare di dedicare lo stadio a Maradona. Oh, mi sembra di sentire Massimo Troisi quando deve decidere come chiamare il figlio, no? Se lo chiamiamo Massimiliano diventa troppo scostumato, troppo lungo, sì, poi è un po' lungo. Oh, ma in tutto ciò si gioca Crotone-Napoli, perché sì, mi pare poi che tra Maradona, intitolazioni, feste, ricchi premi e cotillon ce ne siamo un po' scordati. Com'è l'aria in Casa Azzurra? Perché certo i segnali che arrivano dall'Olanda non sono proprio brillantissimi, Pasquale. È una partita importante perché se vuoi avere la continuità per fare qualcosa di importante in campionato devi sfruttare questi turni contro le squadre piccole. Il Crotone lo è. Il confronto, come dire, sulla carta non c'è, però proprio perché il Napoli in passato ha dato dei segnali preoccupanti contro queste squadre è fondamentale che ci sia una prova di alto livello, lo sa la squadra, lo sa Gattuso. La partita in Olanda ha lasciato un po' di amaro in bocca perché di fatto con la vittoria il Napoli avrebbe centrato la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con un turno di anticipo. E quindi questo ti avrebbe anche consentito di giocare una partita, quella di giovedì, insomma, magari con più turnover, magari con più tranquillità. Questo invece non è possibile perché con la Real Sociedad sarà partita vera, è vero che ti basta un punto, però la Real Sociedad deve fare il risultato, deve vincere perché altrimenti viene eliminata dall'Europa League. Sì. Quindi non sarà una partita semplice, ma non è semplice neanche quella di domani. Gattuso la sta preparando, c'è l'ultimo allenamento oggi alle 14, non ci sarà Osimhen, che con il presidente in questo momento all'inaugurazione della stazione Cumana. Bisogna verificare le condizioni di Fabian, che ha avuto un problemino muscolare quando è uscito appunto contro la Zeta Alkmaar. Quindi per il resto io credo che torneranno Manolas, Mario Rui. Bisogna appunto capire a centrocampo se accanto a Bakayoko e Zielinski si può scegliere Demme o Elmas, e davanti io credo che sicuramente rientra Lozano. Mertens credo che possa essere titolare, però mi immagino magari un'altra staffetta con Petagna, visto che, come ho detto prima, giovedì c'è un'altra partita importante. Tutto è chiaro, grazie a Pasquale Tita, che ritroveremo domani nel corso dello speciale che Radio Marte Sport Live dedicherà alla partita, mezz'ora prima del fischio d'inizio e poi subito dopo anche con le linee aperte per il vostro commento. E il Napoli cerca all'uscita di Crotone di dare un senso alla propria stagione, quello che Vasco Rossi ci dà con questa meravigliosa hit. A Radio Marte Sport Show fino alle 14, calcio, musica, allegria. Il tema del giorno è Stadio San Paolo. Perché scacciare l'apostolo delle genti per far posto a Maradona? Non era meglio trovare un'altra soluzione? Dice Fabio da Mugnano. A me piaceva San Paolo di Maradona, quindi invece di San Paolo di Tarso, San Paolo di Maradona. Ascoltiamo un audiomessaggio. Buon pomeriggio ragazzi e forza Napoli sempre. Per quanto riguarda la denominazione dello stadio, è giusto che si chiami stadio di Armando Maradona, perché gli stadi sono fatti per il calcio. Con tutto il rispetto, non vorrei essere profano, per San Paolo, ma Maradona ha fatto vincere gli scudetti al Napoli. Se Napoli ha... Ecco, Maradona ci ha fatto vincere gli scudetti. Attenzione, Riccardo dalla Scozia, Molà, stiamo attenti perché qui la segreteria di Stato potrebbe intervenire. Si domanda, ma il Papa che ne dice che stiamo dando lo sfratto a San Paolo? Io comincio un po' a preoccuparmi di questa storia dello stadio, non vorrei ci fossero ripercussioni internazionali. Buongiorno, buongiorno ad un altro ospite graditissimo e super top, Paolo Giulierini, direttore del MAL. Buongiorno direttore. Buongiorno. E allora direttore, stai ascoltando questa nostra diatriba, no? Abbiamo lanciato il tema del giorno, benissimo intitolare lo stadio a Maradona, ma perché sbattere fuori San Paolo? A me sarebbe molto piaciuto San Paolo Diego Armando Maradona. Eh sì, si poteva fare anche volendo una sorta di composizione, come a volte sono anche i nomi degli istituti sacri, insomma, diciamo così, San Pietro in Vincolis, ci sono tantissime possibilità, però è un bel segnale, insomma, mi sembra che questa delibera all'unanimità del comune sia l'espressione dell'amore della città, insomma, su questo non ci piove. Direttore Giulierini, tu in tempi non sospetti hai già aperto le porte del MAL a Diego Armando Maradona con quella mostra di grandissimo successo con i cimeli della storia del Napoli, nella quale naturalmente Diego Armando Maradona giocava un ruolo fondamentale. Dunque anche il calcio è un'arte, e anche l'arte è calcio, se vogliamo. Sicuramente, insomma, non l'ho detto io, ma l'hanno detto personaggi molto più famosi, insomma, da Saba,
a Ungaretti, insomma tantissimi, diciamo, poeti, ma anche tantissimi pittori come i futuristi si sono ispirati al calcio e alle sue movenze. Quindi i musei ne devono tener conto in primis come espressione d'arte, perché un gesto atletico al massimo livello è sicuramente un'espressione d'arte. Poi soprattutto il calcio è anche identità di una città. Con questo spirito facemmo la mostra allora, perché la storia del Napoli era anche la storia di Napoli, e quello che vogliamo fare in prospettiva è continuare, diciamo così, stavolta incentrandoci su Maradona, quando ci sarà la parentesi dei gladiatori. Ah, e quindi lo collochi in mezzo ai gladiatori, novello massimo, meridio. Esattamente, diciamo, in questo caso sarà un Maximus, diciamo così, argentino, ma abbiamo preparato, stiamo preparando una bella sorpresa in coda alla mostra con un artista, insomma, che farà un bellissimo lavoro ispirato sia ovviamente al campione, però sarà un campione visto nell'ottica, diciamo, della classicità, come è bene che sia all'interno del museo. Una sorpresa che noi sveleremo l'8 di marzo. E beh, d'altra parte, voglio dire, allo sport sono dedicate tante citazioni e tante presenze importanti nel MAND. Ne dico una soltanto: i corridori di Mileto, che credo descrivano la tensione della corsa come mai è stato fatto nella storia umana. Direttore, mi volevo congedare da te per chiederti anche come possiamo fruire del nostro amatissimo MAND. Tu sai che io senza la mia Venere Callipigia non riesco a fare in questo periodo in cui i musei e i luoghi d'arte sono purtroppo chiusi. Allora, ancora per oggi ci si può collegare attraverso i social del museo allo streaming del Festival del Cinema Archeologico, che è ancora in corso. Oggi si conclude la giornata delle proiezioni e poi ci sarà la premiazione. Dalla prossima settimana i film saranno on demand e naturalmente, seguendo i nostri social, si potrà vedere in questo periodo prima la mostra Liusi, che è stata inaugurata ieri, e poi altre mostre da World Press Photo, fino ad arrivare naturalmente anche al calendario di Comics, che presenterà un inconsueto Ercole che combatte contro i pericoli dell'umanità odierni, la plastica, l'inquinamento. Quindi tantissime sorprese per il Natale, nonostante tutto il lockdown non ci ferma. E dunque il MAND, come io dico sempre, è chiuso ma non fermo. Complimenti, complimenti davvero a Paolo Giulierini, grazie per il suo sempre brillante intervento. Direttore, mi raccomando, la mia Venere è sempre un occhio di riguardo, eh? Lo vedo, grazie. Allora, ascoltiamo prima della musica un altro messaggio. Il nostro stadio sarà comunemente chiamato come quello di Milano. Il loro è il Giuseppe Meazza in San Siro. Il nostro sarà comunemente chiamato Stadio Diego Armando Maradona in San Paolo. Mi piace questa cosa, che d'altra parte viene richiamata anche da Franco. Scusatemi, ma a Milano non è capitata la stessa cosa da San Siro a Meazza? Giusta anche questa osservazione. E la grande musica di Ragno Marte è il momento di Miles Cyrus con la sua Midnight Sky. Per continuare a discutere del tema del giorno, e cioè giusto sfrattare San Paolo dalla toponomastica dell'impianto di Fuorigrotta, messaggio. Buongiorno, sono Rino. Beh, che dire, lasciare il nome di un santo e mettere quello di un dio, penso che si va a migliorare, no? Comunque sempre Diego Armando Maradona come nome. Chiarissimo il parere del nostro amico Rino, meglio dio che i santi, tesi estremamente interessante. Ancora messaggi, siete voi i protagonisti oggi di Radio Marte Sport Show. Ciao, buongiorno Peppe, e sempre complimenti a te e alla trasmissione. Salvatore da Urla. No, per me va bene così. Vero, lo Stadio San Paolo storico, Diego ha fatto la storia allo Stadio San Paolo, però secondo me una volta deciso che si doveva dedicare a Maradona, va bene così. E quindi il partito dello stadio solo a Maradona cresce, cresce di densità. Ancora un altro messaggio. Peppe, ti voglio fare i miei complimenti, sei un grande, ti sto ascoltando in macchina. Grazie. È azzeccatissima anche la bellissima canzone di Vasco, grande Peppe. Beh, ma sono azzeccatissime, amiche e amici, tutte le canzoni di Radio Marte, perché tra i song, tra le Christmas, a proposito, tra qualche giorno arriva quella 2020 che sarà
non dico bella, non dico bellissima, ma ancora più bella bellissima di quello che potete immaginare. Per intanto, intanto scrivetemi magari, perché accontentiamo qualche richiesta prima della fine di questo blocco. Intanto The Weeknd, Save Your... Sì, Radio Marte Sport Show punta all'obiettivo adesso su una manifestazione davvero molto importante, una gara tanto attesa come la corsa podistica tra Sorrento e Positano. Già le due località di inizio e di fine della gara vi dicono quanto bella, prestigiosa e importante sia questa maratona, questa corsa podistica internazionale, che quest'anno causa Covid non si potrà svolgere dal vivo ma attraverso la tecnologia. Cerchiamo di capire come con Luigi Varriale. Buon pomeriggio Luigi. Buongiorno Peppe, grazie a te e agli ascoltatori di Radio Marte per darci la possibilità di parlare della Sorrento Positano virtuale. Fammi capire, cioè che cosa succede praticamente? Sì, come dicevi tu, il Covid ha fermato tutti i grandi eventi, però noi non ci siamo fermati e insieme alle istituzioni di Sorrento, Massa Lubrense e Positano abbiamo costruito la Sorrento Positano virtuale. Come funziona? Chiunque può partecipare e basterà scaricare un'app di running, come può essere Strava, Runtastic, uh-huh, e misurare la corsa, l'allenamento che ogni persona potrà fare e caricarla su una piattaforma che automaticamente rileverà la distanza percorsa. Ok, tutte le informazioni sulle modalità dello svolgimento dell'evento possono essere trovate sul sito di napolirunning.com. E quindi ognuno potrà correre. Le tre distanze dell'evento saranno 54 chilometri, 27 chilometri e 5 chilometri. Perdonami, ma questo deve avvenire contestualmente? Cioè ci sarà uno start, che ne so, domani mattina alle 9? Oppure ognuno se la corre quando vuole? Ognuno può correre quando vuole, esattamente, uh-huh, Peppe. L'evento inizia domani 6 dicembre, ma dura fino al 31 dicembre. Quindi le persone possono correre in questo arco di tempo le tre distanze. Quindi, ripeto, 54 chilometri, 27 chilometri e 5 chilometri, e le potranno però dividere in uno o più giorni. Proprio per questo è un evento aperto a tutti. E allora posso farcela anch'io, caro amico? Assolutamente sì, assolutamente sì, Peppe. Infatti te lo stavo proprio per dire, può farlo chiunque. E tra l'altro ci tengo a ringraziare nuovamente te e Radio Marte e soprattutto anche le istituzioni come CONI e CSI Campania che ci danno la possibilità di far passare il messaggio di questo evento a tutta la società campana e nazionale e non solamente ai runners. Benissimo, appunto... allora tutti in corsa, io mi iscriverò a quella a 5 chilometri, così 10 okay, giorni, 500 metri al giorno, riuscirò a portare a termine la grande impresa. Grazie davvero a Luigi Varriale. E allora abbracciami, baciamoci, ricordami, per adesso dobbiamo stare un po' trattenuti, però la buona musica, quella di Radio Marte, non ce la toglie nessuno. Tommaso Paradiso. Beppe De Eugenio, stamattina hanno fatto l'inaugurazione della mostra della fermata, è giusto non mettere Ferlaino come esposizione, che è stato l'unico... Si parla della Cumana EAV, una polemica che abbiamo già cominciato ad affrontare, della quale disserteremo poi abbondantemente nei prossimi appuntamenti. Adesso ripeto, il tema del giorno è Stadio San Paolo, via l'Apostolo delle Genti, dentro Maradona, siete d'accordo? Ancora un messaggio. Buongiorno, io sono Gianni da Quarto. Io volevo dire che lo stadio va chiamato solo Diego Armando Maradona. Solo Diego Armando Maradona. Chiarissimo il parere del nostro radio teleascoltatore, perché potete seguirci anche sul 655 del digitale terrestre. Ancora messaggi. Ciao, sono Peppe. Scusa, avevo un'idea. Scusa, poteva chiamare pure San Paolo di Maradona, di Totò, di Troise, di Pino Daniele. San Paolo di Maradona, Troise, Pino Daniele, mica è male, mica è male. Poi certo ci vorrebbe, come dire, tutto l'anello esterno. Magari sull'anello esterno si potrebbero mettere i nomi di questi grandi napoletani. Ancora i vostri pareri. Siete noiosissimi. Oh. Va bene così. Stadio di Armando Maradona. Va benissimo così. Amico mio, devo dirti però che il tema infiamma, saremo pure noiosi, però il tema infiamma, perché stanno arrivando decine e decine, siamo ad oltre 100 messaggi su questo argomento. Ancora una voce e poi Nicola Mora.
Buongiorno Peppe, sono Gianni da Sant'Erasmo. Io vorrei dire una cosa. Veloce. A Milano c'è lo stadio Meazza, che tutti poi chiamano San Siro. A Genova il Galileo Ferraris, il Ferraris, mi scusi. A Firenze il Franchi. Ma per quale motivo si sta discutendo? Si discute perché magari, voglio dire, ci possono essere anche pareri e sensibilità diverse. Io ogni tanto devo un po' tagliare perché sennò, insomma, non riusciamo a dare spazio a tutti. Buongiorno, buongiorno Radio Marte. Buongiorno a te. Facevo una riflessione su questa diatriba. Il discorso del nome da San Paolo a Stadio Armando Maradona. Ma possibile mai che nessuno sa con te? Tutti siamo incontentabili. Nicola Mora, tu che ci hai giocato su quel terreno, che ne pensi di tutta questa storia? San Paolo, Diego Armando Maradona, solo Diego Armando Maradona, o forse era meglio lasciare al suo posto l'apostolo delle genti? Ma io penso che sia un atto dovuto che intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona per quello che ha rappresentato. Forse sarebbe dovuto accadere quando era ancora in vita, purtroppo le regole non comprendevano questo, e non è così facile farlo quando una persona è in vita. Però nel momento in cui ci ha abbandonato, per tutto quello che ha rappresentato per Napoli, per i napoletani, penso che sia un atto dovuto. Quindi ben venga che si è eliminato il comunale, nulla contro il comune, che si è eliminato il San Paolo che ha fatto il suo tempo, ma penso che sia un atto dovuto e meritevole quello di intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona. E dunque Nicola Mora ha già proiettato al futuro, il futuro però immediato del Napoli si chiama Crotone. Quali le insidie di questa gara, Nicola? Ma le insidie solo quelle del Napoli, perché ripeto, Napoli il primo avversario è se stesso. Abbiamo visto quanto sia altalenante l'andamento di quest'anno, alterna grandissime prestazioni a prestazioni altalenanti da un tempo all'altro. Si è visto un grande Napoli con la Roma, si è visto un grande Napoli nel primo tempo di Europa League e un secondo tempo non sugli scudi. Penso che la continuità sia l'unico tassello che ancora Gattuso non riesce a dare a questa squadra, che la renderebbe veramente forte, cosa che lo è già, sia in numero di giocatori della rosa e sia in qualità di tutti quanti. Un commento davvero estremamente efficace e pertinente. Ti ringrazio davvero molto, Nicola. Grazie per intervenire sempre con grande acume alle nostre trasmissioni. E grazie a tutti quanti voi, buon pomeriggio. Sul tema del giorno, Joe dice: io l'avrei chiamato San Paolo Maradona, sarebbe stato l'emblema della nostra città. Buongiorno, volevo richiedersi come sei di Giordana Angi. È un capolavoro e merita di essere ascoltata. Chissà che entro la fine del programma non riusciamo ad accontentare questa iSong, altrimenti la faremo certamente ascoltare nel corso della nostra programmazione. Per intanto un pezzo che spacca, Dua Lipa. Il tempo da trascorrere insieme fino alle 14, ancora musica, ancora attualità sportiva, ancora Diego Armando Maradona, il tema del giorno, San Paolo via dentro Diego Armando Maradona, giusto per l'impianto di Fuorigrotta, il vostro parere. Buongiorno Peppe, il mio pensiero è che è legittimo che a furor di popolo si intitoli lo stadio a Diego Armando Maradona, questo... Furor di popolo, addirittura morto in onore di santità, come si diceva a proposito dei santi. Ancora. Buongiorno Peppe, sono Lorenzo da Frattamaggiore. Senti Peppe, devi fare una sola cosa. Voglio che dici forza Napoli, che lo so che sei milanista. Forza Napoli sempre, amico mio, forza il calcio, forza Diego Armando Maradona. La signora Titina dice: caro amico, voglio dire che per una volta i preti potevano starsene muti e lasciarsi divagare in mezzo a questo mare di guai, ne abbiamo molto bisogno. In verità non mi pare che ci siano state particolari opposizioni da parte del mondo ecclesiastico. Ancora un messaggio. Radio tedesco. Chiedo scusa, qualcuno chiedeva della Cumana perché non è stato messo Ferlaini. Chiarissimo, perché questo l'ha fatto l'amico di Annicelli, il presidente. Questo, ripeto, la questione della Cumana è un'iniziativa della Napoli con degli sponsor e l'attuale società naturalmente ha fatto delle valutazioni di cui parleremo. Ripeto, l'oggetto però della trasmissione odierna è quella sulla intitolazione del San Paolo. Io poi sono in verità amico di tutti perché tutti mi vogliono bene. Ciao Peppe, sono Franco Lambruna, ma in effetti noi sicuramente continueremo poi anche a chiamarlo San Paolo. È quindi una soluzione molto pratica e molto lineare. Ancora un messaggio, ma quanti sono? Il tema Molai è davvero caldissimo, ma abbiamo pronto anche il grandissimo prossimo ospite, no? Che
C'è il pezzo, hai ragione, sì, ma poi ci sarà anche un grandissimo ospite, un grande campione che ci dirà la sua, l'ultimo messaggio. Ciao Radio Marte, per me bisogna chiamarlo Diego Armando Maradona, punto e basta. Punto e basta. E adesso musica, poi Franco Porzio, che ci farà una bella iniziativa dedicata a Diego Armando Maradona. Budabash è già il nome, fa allegria. Avrebbe detto in un'altra canzone, ma è davvero molto bella questa hit dei Budabash, è davvero molto importante. Oggi davvero tutti super ospiti, in verità, a Radio Marte Show, perché abbiamo con noi l'onore di avere Franco Porzio. Buon pomeriggio, Franco. Buongiorno a tutti, ciao Peppe. Grande campione, tu ti sei inserito con la tua consueta classe ed efficacia in questo dibattito sulle intitolazioni di Maradona e hai tirato fuori un'idea che secondo me, nessuno si offenda, è la più bella di tutte. Di cosa si tratta? Ma tu parli per quanto riguarda lo stadio? No, parlo per quanto riguarda i campi di periferia, quell'iniziativa. No, di cui... in effetti, ovviamente tutti ho visto che si sono prodigati nel voler dire e fare delle cose. Per personalmente la cosa che mi è venuta in mente era quella di cercare di, nelle periferie di Napoli, nelle 10 municipalità, di intitolare un campetto già esistente da fare a Dieghito, di quando era ragazzo, nelle periferie, ovviamente facendo giocare i ragazzi, appassionando i ragazzi, e poi avere la possibilità anche questi ragazzi di stare a contatto con gli ex compagni di squadra di Maradona, oppure con gli attuali compagni o attuali giocatori del Napoli del momento, che potevano andare dai ragazzi e in più andare nelle scuole e far ricordare Maradona per tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha rappresentato per il Napoli, per Napoli, per il calcio, e quindi far conoscere ai giovani, che in effetti l'hanno conosciuto poco, chi era Maradona, e poterlo farlo vivere nel tempo, perché è questo quello che merita Maradona. Mi pare una cosa bellissima, Franca, anche perché avrebbe un contributo importantissimo a togliere tanti ragazzi della strada. Abbiamo pochi secondi, però vorrei chiederti anche del mondo delle piscine, che soffre maledettamente, secondo me, anche la decisione ingiusta di chiudere questi impianti. Ci sono degli spiragli per l'anno prossimo, Franco? Allora, Peppe, diciamo che sono da marzo ad oggi sono circa 10 mesi che gli impianti sportivi sono chiusi oppure apparentemente chiusi, perché anche quando abbiamo riaperto la gente non c'erano forti vincoli. Perché aveva preoccupazione. Per quanto riguarda il futuro, io mi auguro e spero che si possa riprendere al più presto, però io non credo che si possa riprendere la riapertura degli impianti, delle palestre prima di marzo, secondo me. Quindi questa sarà la data, io spero che questa sarà la data per la riapertura, anche se poi gli impianti sportivi e le piscine e palestre hanno dimostrato con i fatti che non erano ruoli, cioè siti di assembramento oppure di contagi. Però in questo momento è un momento molto particolare, un momento difficile dove, diciamo, le realtà più importanti fanno fatica, ma parecchie associazioni, parecchie situazioni sono già oramai decadute, perché non ce la fanno più a sostenere tutto questo. È molto complicato anche per le tante persone che vi lavorano. Io ringrazio sempre Franco Porzio per le sue idee e per la sua forza. Ci sentiremo prestissimo, naturalmente, su quest'idea dei campi di periferia Diego Armando Maradona. Rosario da Ponticelli dice: Maradona sui libri di storia. Dam Diego Armando Maradona Stadium, sentite come suona, dice Giuseppe. Suona anche bene, mi sembra un po' strano. Di certo suona bene la Christmas 2015 di Radio Marte, firmata Sal Da Vinci e Tullio De Piscopo. E alla partita tra Napoli e Crotone, ma il dibattito sullo stadio San Paolo, ex San Paolo ormai Diego Armando Maradona, continua. Ascoltiamo ancora i vostri pareri mentre tra un po' entra in scena Enrico Fedele. Ciao, sono Franco. Volevo dire, io lo chiamerei, perché suona pure meglio, tipo per esempio buonasera dall'Arena Maradona di Napoli. Bello, dall'Arena Maradona, fatto bene. Arena Maradona piacerà sicuramente al direttore Paolo Giulierini del Museo Man di Napoli, che abbiamo ascoltato poc'anzi. Ancora. Buongiorno Radio Marte, per me è e resterà Stadio San Paolo, ma voglio ammassare come uno loro. E allora ancora le vostre osservazioni, i vostri pareri, cerchiamo di accontentare davvero tutti. Qualcuno ha scritto messaggi lunghissimi, non possiamo leggerli, quindi mandateli un po' più corti, lo dico a Lello in particolare, così lo leggiamo sicuramente. Messaggio che però non riusciamo ad ascoltare. Siamo mai contenti. L'avessero chiamato San Paolo Maradona, ci saremmo lamentati.
hanno chiamato Maradona e ci lamentiamo. Lasciavano invariato e ci lamentavamo. Basta, ragazzi, basta. Fantastico! Beh, in effetti accontentare tutti non è semplicissimo. Buongiorno Gigi, ma non si può mettere un collane a San Paolo? Invece si chiama collane o mettere San Paolo? Addirittura facciamo un cambio, voglio dire di no. Beh, potrebbe essere un'idea. Stato Diego Armando Maradona, punto e a capo. E la Chiesa levasse un po' di poveri da Piazza Garibaldi. Vabbè, però io voglio dire una cosa, la comunità ecclesiale su questo tema non è che abbia alzato le barricate, tutto sommato voglio dire si è chiesto di lasciare San Paolo e di aggiungere Maradona. Da questo punto di vista a me piace molto il parere di Don Tonino Palmese, molto acuto e lungimirante. Un altro messaggio e poi sentiamo Enrico Fedele. Buongiorno Peppe, sono Livio da Parigi. Sono contento che lo stadio sia stato dedicato a Maradona. Per quanto riguarda invece il museo, potremmo chiamarlo DAM. Che ne pensate? È figo, come dicono al nord. Bacioni. Grazie, DAM. In effetti l'acronimo, anche in una prospettiva di valorizzazione internazionale, potrebbe essere molto interessante. Che ne pensa il nostro direttore Enrico Fedele? Direttore, abbiamo scacciato San Paolo e installato Diego Armando Maradona. È stato giusto? Si potevano far convivere i due? Oh, credo che... Guarda, io ti dico una cosa. Ancora oggi mi hanno... Cosa per stare? Mi dice, direttore, andiamo a San Paolo? Quindi questa è un qualche cosa che si abbinerà sempre. È difficile nel nostro periodo, nella nostra epoca, dopo che a San Paolo ci sono tante gesti, dimenticare tutto a un tratto e dire domani andiamo a Diego Armando Maradona. Col tempo si abitueranno i nostri nipoti. Io credo che tu abbia ragione, perché alla fine è come dire il Meazza San Siro, insomma. Beh, no, ma guarda, che il problema del Meazza San Siro, in realtà... quando è stato gli altri, dice San Siro, Meazza, al San Siro o al Meazza, e adesso col tempo uno si sta abituando al Meazza, poi là il rione San Siro, qua il rione San Paolo. Io credo che col tempo è difficile che non si possa abbinare il San Paolo, ma il San Paolo di Maradona, non lo so. San Paolo di Maradona, sai che questa cosa mi suona bene, San Paolo di Maradona. C'era Lello che voleva intervenire a tutti i costi, aveva mandato un messaggio lungo, l'ha mandato breve e lo accontentiamo, perché credo che interessi anche te il quesito, direttore. Sono contento del loro nome, comunque dalle cronache alla Bombonera, Diego Armando Maradona, Napoli-Juve 3-0, è grande Iannicelli. Senti, grazie Lello, sei gentilissimo. Per la faccenda di Suarez, aggiunge Lello in un messaggio, direttore, qui lo chiedo a te, il dirigente della Juve verrebbe squalificato e la Juve penalizzata se fossimo in un paese serio. Tu che ne pensi? Questa cosa potrà avere ripercussioni in termini disciplinari sulla Juve? Parliamo della vicenda ovviamente dell'esame di italiano farlocco alla facoltà di Perugia. Pronto? Direttore, ti chiedevo del caso Suarez. Pensi che possa avere conseguenze? No, ma guarda, io ti dico la mia. A me non interessa. Parlare di queste cose mi dà tanto del senso del provincialismo, scusatemi. Sì. Se la Juve, come Cantone e i suoi sostituti, hanno stabilito che è venuto a meno, non dobbiamo mai essere accaniti, a mio giudizio. Io sono un anti-juventino. Sono delle situazioni che ognuno gestisce a proprio modo, nel presente, nel passato, nel futuro, e quindi se sono stati, se hanno alterato oppure hanno fatto altro, Cantone sicuramente porterà i verbali alla Procura Federale, però da qua poi a dire, sapete, accaniti, voi dite che siete amanti della legalità e fate queste cose, sì, in un mondo dove in tante aziende tanti camici bianchi alla fine risultano anche grigi, beh, non mi interessa. A me interessa che in quest'anno il Napoli è più forte della Juve, punto. E mi rammarica che per una improvvida decisione, per una sciocchezza, non abbiamo potuto disputare quella partita, o una leggerezza, una superficialità, una partita che io credo che noi non avremmo perso. Ancora un messaggio, direttore. A me piacerebbe stadio Maradona, del team. Abbiamo intuito un po' il messaggio. Stavamo ascoltando un altro messaggio insieme, direttore, un attimo.
Di Marte, io comunque l'avrei chiamato. Pronto? Dios Stadium. Ah, Dios Stadium. Beppe, io non ho sentito manco una parola. Direttore, io stavamo ascoltando dei messaggi. Ma io ti sento molto lontano, Beppe. Io sono a Capitino, direttore, tu dove sei? Lo so, io sono fermo. Vabbè, comunque. Adesso no. Chiudiamo, direttore, 30 secondi. Il tuo pronostico su Crotone, cioè su come vedi la partita di Crotone. Ma non dovrebbe esserci pronostico, è vero che c'è sempre l'imponderabilità capitata pure alla Juve, però in questo momento il Napoli deve, non so come, non so quando, non so che modo, deve vincere. Poi ci sarà la Sampdoria e infine le due partite importanti che saranno uno spartiacque per quello che è il futuro del Napoli. Eh sì, e poi senza dimenticare naturalmente anche il turno di Europa League, che si è un po' complicato. Grazie a voi, ciao Peppe. Grazie direttore. Dicevo, il turno di Europa League si è un po' complicato, l'ultimo match con la Real Sociedad, perché il Napoli non è riuscito a staccare in anticipo il biglietto per i sedicesimi di finale. Billy Irish, D4IM, e poi gran finale con Dolci Ombrelli e sempre Diego Armando Maradona. Rush finale con il nostro appuntamento del sabato, Radio Marte Sport Show. Vi ricordo ogni sabato dalle 12 alle 14 per l'attualità sportiva, la musica del momento e anche tante digressioni sul tema calcistico sportivo. Oggi abbiamo discusso e stiamo discutendo dello stadio ex San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Non sarebbe stato meglio tenerli insieme, l'apostolo delle genti ed il pibe d'oro? Punto interrogativo, sono arrivati tantissimi messaggi, abbiamo tempo ancora per leggerne qualcuno. Intanto però diamo il benvenuto a Mario Talarico. Buongiorno Mario. Buongiorno Mario. Buongiorno. Com'è il tempo? Minaccia pioggia? Allora no, il tempo è bello, dai, diciamoci la verità, c'è una bella giornata di sole, anche un po' caldo. Quindi male per te, perché i tuoi ombrelli non servono a niente quando c'è il sole. No, aspetta, dipende da ombrello a ombrello, anzi io col sole vendo di più, perché noi facciamo ombrelli particolarissimi. E ricordiamo che la tua produzione artigianale trasforma l'ombrello davvero in un piccolo oggetto d'arte. Ovviamente in questo periodo come tema ispiratore c'è anche Diego Armando Maradona. Sì, allora io devo dire la verità, io Diego Armando Maradona ho fatto l'ombrello ma già da 3 anni, perché secondo me è un simbolo che è talmente importante, talmente bello per noi napoletani, che non è giusto che bisogna ricordarlo solo perché è morto. Quindi noi già l'abbiamo fatto prima, proprio per dare omaggio a questo grande fenomeno, questo genio del calcio. Infatti ho tenuto a precisare questa cosa pure sui canali social. Magari qualcuno può pensare che uno ha aspettato che non ci sta più per fare poi vendita e commercio. No, in realtà l'abbiamo fatto già 3 anni fa, però... Che dire, adesso io ne sto facendo uno dipinto tutto a mano che ritrae il pipe d'oro come omaggio a lui, infatti non sarà né destinato alla vendita né niente, soltanto in caso di museo. Oh, ma si vendevano poi ovviamente questi ombrelli Maradona? Ma si vendono sì, tantissimo, anche perché noi facciamo la testa, la realizziamo a mano, in vetroresina, scolpita, poi la dipingiamo e gli mettiamo la maglia che uno vuole. Sicuramente noi facciamo quella del Napoli, però ci è capitato di fare anche il Boca Juniors, il Barcellona. Devo dirti, Stadio Maradona con grafica particolare, Stadio 10 Maradona, suggerisce Gino D'Aversa. Il contest di oggi, la nostra provocazione era: vi piace aver tolto San Paolo dalla denominazione dello stadio? Tu che ne pensi? Io avrei lasciato Stadio San Paolo Diego Armando Maradona. Ma diciamo che allora io credo che Diego Armando Maradona è troppo importante per noi partenopei, quindi più lo si legge meglio è. Dico la verità, a me fa piacere. A te fa piacere. Sì, sì, lo stadio di Armando Maradona a me fa piacere, dico la verità. Sai, io impazzisco per due cose di Diego: la mano di Dios e poi il gol contro la Juventus, quello, la punizione in area di rigore toccata dietro da Pecci. Se volessi farmi fare un ombrello mettendoci queste immagini, tu me lo fai? Ma io posso fare quello che vuoi tranquillamente, anzi a me farebbe solo piacere, perché non ricorda soltanto il nostro marchio, il nostro ombrello e tutto il resto, ma ricorda soprattutto il fenomeno. Tra l'altro quella giornata della partita contro la Juventus, novembre 85, era una giornata di grande pioggia e migliaia di ombrelli volarono per aria quando Diego segnò quel gol meraviglioso. Senti, approfitto per abbracciare anche tutti gli operatori del commercio, dell'artigianato, dell'economia, che rendono meraviglioso il centro storico di Napoli. È un momento complicato, speriamo che passando
in zona arancione le cose possano migliorare, Mario, è vero? Guarda, noi ce l'auguriamo tutti, soprattutto io invito a tutto il popolo a non perdere lo spirito natalizio, ma a prescindere dalla vendita, da tutto il resto appresso, tanto oramai ci stiamo dando il pizzico sulla pancia, come si usa a dire, ma proprio per i bambini, perché i bambini sono quelli che stanno soffrendo di più in questo periodo per il fatto che non possono giocare, non possono stare insieme. Almeno il Natale regaliamo questa emozione ai bambini veramente come si deve. Questo è il mio messaggio che do. Grazie, grazie per questo messaggio, Mario, grazie per la tua creatività. Visitate le sue tutti voi, e in particolare volevo salutare la mia comitiva storica di amici del Palizzi che ho ritrovato dopo 25 anni. Mando un bacio a tutti. Andate sui social naturalmente di Mario Tallarico e ovviamente scegliete anche i social di Radio Marte, perché fra un po' partiranno grandi sorprese, grandi novità. Robin Schulz featuring da Kiddo, All We Got. Tutto ciò che abbiamo, All We Got, davvero molto molto bella questa canzone, anche di profondo significato, con il videoclip che l'accompagna, che racconta la vicenda di una ginnasta che punta sulle sue forze per ottenere grandi risultati. È proprio quello che ci vuole in questo momento. Complimenti ai nostri selector che scegliono sempre la musica giusta al momento giusto. E vista l'ora, è il momento del dessert. Chiudiamo in dolcezza, vero Aiello? Cosa ci hai preparato? Cosa ci fai assaggiare di buono? Ciao Peppe. Sì, cosa ci fai assaggiare di buono come dolce? Allora, no, praticamente noi abbiamo creato delle mignon dedicate a Diego Armando Maradona. Si chiamano El Pibe, sono delle digne crackerin molto particolari, al gusto di panna e caramello, caramello musalato. E praticamente ricordano un po' il pallone da calcio, e anche il colore dorato del bignè in un certo senso rimanda al Pibe d'oro, all'oro di Maradona, dello scudetto, della Coppa del Mondo, di tutti i grandi premi che ha vinto. E poi c'è l'azzurro, le serenature azzurre sulla superficie, e quel bellissimo 10 che ha campeggiato per anni nel Napoli della gloria, dei due scudetti della Coppa UEFA. Beh, il caramello salato credo sia anche una citazione alle amarezze che pure Diego ha sperimentato, ahimè, nella sua vita. Dove si può gustare questa delizia? Allora, in realtà noi abbiamo fatto una degustazione da asporto rigorosamente domenica scorsa, 29 novembre. Sì, lo riproporremo forse. Scusa, in futuro, al momento no, però ci stanno chiedendo in tanti, farete altri dolci legati a Maradona, anche qualcosa di natalizio? Ci stiamo lavorando, ci stiamo pensando, perché veramente il ricordo e la memoria è forte. Quando dici noi, da chi ti riferisci, a quale attività? Mi riferisco all'attività che seguo, che è Pasticceria Teccia, i quartieri spagnoli, via Concordia 66, e fiore all'occhiello dei quartieri. Bene, bene, grazie. Allora, Pasticceria Seccia, quartieri spagnoli, il bignè di Maradona con una punta di salato, come purtroppo succede spesso nella vita. Grazie al nostro caro amico per averci fatto introdurre in questo mondo di delizie, e ovviamente offriamo una guantiera di dolci a tutti i nostri radio telespettatori in attesa di venirle a degustare. Ultimo messaggio. Guarda, io sono un ex ultra del periodo di Maradona, della curva B, e il grande Diego è sempre un fenomeno, sì. Ma comunque non lo so, direi che forse sia tanto dedicargli lo stadio. Va bene una statua, va bene la statua, ma lo stadio è un po' esagerato. Questo l'ultimo pastore, che vergogna, aspetto che facciano la pizza e il pastorello, ma che andassero a non aggiungo l'aggettivo. Io sinceramente invece trovo che sia molto bella questa creatività, perché se tu vai per esempio a Londra trovi le tazze, trovi i bicchieri, trovi le posate, trovi i foulard con l'emblema della regina, e non vedo perché il Dios non possa avere questo simile omaggio. Luca Di Risio, usami. Anzi, restate sintonizzati sulle nostre frequenze, sul 655 del Digitale Terrestre, sui nostri social. Vi ricordo domani l'appuntamento con Radio Marte Sport Live, una mezz'ora prima del fischio d'inizio di Giordano e Napoli, e poi subito dopo la gara per i commenti e i vostri pareri sul delicatissimo match che attende gli uomini di Rino Gattuso. Grazie ancora per la vostra partecipazione, quasi un centinaio di messaggi sul tema del giorno: Stadio San Paolo, Diego Armando Maradona, sì, no, perché non lasciarli insieme, la posta delle genti ed il Pibe de Oro. Ancora buona musica nel weekend di Radio Marte, ancora informazione, ancora attualità. Un bacio a Tony Molà, ottimo regista, e a tutti voi. Buon sabato.